Per la cattedrale della capitale maltese, Caravaggio dipinse una grande decollazione del Battista, il suo quadro più vasto. Proprio mentre tornano contro di lui, anche qui, così lontano da Roma, accuse umilianti, il pittore esprime in questo quadro la sua profonda religiosità. La scena, pur raccolta fra mura oscure e pesanti come quelle di una prigione, sembra aver perduto in drammaticità per acquistare una serena e composta dolcezza, quasi riflettendo lo stato d'animo dell'artista, che in questo esilio comincia ad aprirsi alla speranza del ritorno e a ripensare alla propria vita passata con occhio più maturo. Eppure, anche in questo quadro è presente il senso della fatalità che si abbatte sugli uomini e sulle cose. Pur nomade e fuggiasco, Caravaggio non rinuncia a dipingere e immagina questa resurrezione di Lazzaro, dove Lazzaro non vuole tornare alla vita, non vuole risorgere, prova orrore ad uscire da questo sepolcro. Cristo lo chiama imperiosamente, ma l'uomo s'alza dalla sua tomba con fatica e dolore, quasi volesse respingere il dono meraviglioso che gli viene fatto. Proprio come Caravaggio stesso, in questi suoi viaggi senza meta, sembra temere la sorte che porta dentro di sé. Sembra ora avere orrore della vita.